Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ho deciso di parlarvi di un caso davvero molto molto triste. Qualcuno di voi me l'ha consigliato in passato tra i commenti e devo ammettere che mi ha colpito parecchio, ecco perché ho deciso di raccontarvelo. Purtroppo questo è un caso ancora aperto che si sta trascinando da anni. Questa è la storia di una ragazza, Jessica. Lei purtroppo è la vittima. E farà una fine orribile. Ma non bruciamo troppo le tappe, come al solito, andiamo con ordine. Jessica Chambers nasce il 2 febbraio del 1995 da Ben Chambers e Lisa Daughtry. Lisa fa l'infermiera, mentre Ben è un meccanico. In realtà i due non durano molto come coppia e quando Jessica ha appena 3 anni si separano. Nonostante questo, però, fortunatamente restano uniti. Sì, Lisa si lascia col suo marito, ma rimangono in buoni rapporti. Di conseguenza stanno spesso assieme e quando Ben decide di risposarsi con una donna, ossia Debbie, non ci sono assolutamente problemi di alcun tipo. Lisa è contenta che Ben abbia trovato la felicità e di conseguenza Jessica vive in una situazione, sì, sicuramente particolare, ma è davvero molto coccolata. Ha 5 fratelli più grandi di lei che la adorano, la coccolano, la viziano, più dei loro genitori a tratti. Jessica imita tutto ciò che fanno i suoi fratelli più grandi. Infatti al liceo fa la cheerleader e gioca anche a softball. Jessica vive a Kirtland, nel Mississippi, e praticamente conosce tutti. D'altro canto, tutti concordano col dire che sia una ragazza dolce, con la testa sulle spalle. Tutti spendono buone parole per lei, che siano anziani, giovani, uomini o donne. Quando Jessica cresce abbastanza per capire, i suoi genitori le spiegano la situazione. Il punto è che non è che abbiano poi così tanto da spiegare. Jessica si trova bene in quell'ambiente ed è poco incline a fare delle domande del tipo: ma perché io ho due mamme? Quando è cresciuta, Jessica ha capito la differenza che c'è tra Debbie, ossia la sua matrigna, e Lisa, la sua madre naturale, e semplicemente ha accettato la cosa perché è sempre stata riempita d'affetto da entrambe. Ci troviamo, come vi ho già detto poco fa, a Kirtland, una città rurale che si trova nella contea di Panola, in Mississippi. È situata a circa 96 km a sud da Memphis. Jessica è molto legata a suo fratello Allen, che però a soli 28 anni perde la vita in un tragico incidente. Quello è un evento che sconvolge tutta la famiglia. La dipartita del fratello però ha avuto un forte impatto su Jessica. Per lei è un vero e proprio trauma. Nonostante le difficoltà, nel 2013 Jessica si diploma alla South Panola High School e, prima di andare al college, decide di cercare un lavoro. Inizia quindi la sua ricerca per un nuovo lavoro e ben presto si ritrova a lavorare da Goodies, un negozio di abbigliamento. I suoi colleghi la adorano, lei ama lavorare lì e addirittura spende parte del suo stipendio in quel posto. Segno che evidentemente ama anche i capi di abbigliamento che vende, li ama così tanto da volerli comprare anche lei. Riguardo al suo futuro, Jessica è piuttosto indecisa. Prima dice di voler fare l'infermiera, poi di voler diventare un'insegnante. Sostiene anche che vorrebbe diventare una scrittrice. Però questa confusione in un adolescente è normale. Non tutti gli adolescenti sono uguali. Alcuni già a 17 anni sanno qual è il loro obiettivo, sanno che lavoro vorrebbero fare, ad esempio il medico, e quindi iniziano a studiare per quella strada lì. Mentre invece Jessica ancora non sapeva bene che strada prendere. Ma passiamo al tragico fatto. È il 6 dicembre del 2014, sono circa le 8 di sera, quando due ragazzi stanno percorrendo in macchina una desolata strada di campagna chiamata Heron Road, a Kirtland. Quella sera è buio pesto, ma poco più avanti notano qualcosa di simile ad un incendio. I ragazzi quindi decidono di avvicinarsi e si rendono conto che ciò che hanno intravisto è un'auto in fiamme. Quindi alle 20.07 chiamano i soccorsi per evitare che l'incendio raggiunga anche i boschi, che sono vicinissimi a quella strada. Passano pochi minuti e giungono i volontari dei pompieri locali. Sono convinti di doversi occupare solo di un veicolo in fiamme, niente di più. Però, una volta giunti sul posto, vedono qualcosa che li lascia senza parole. Una figura cammina verso di loro con le braccia protese. Sembra quasi uno zombie da come si muove. Quella figura si rivela poi essere una donna che inizia a ripetere: aiutatemi, aiutatemi. Ha ustioni in tutto il corpo e i soccorritori si rendono conto che è senza vestiti, è nuda. Quindi la coprono con una coperta e tentano di portarla al sicuro. Purtroppo la ragazza non riesce a fare molti passi prima di collassare a terra. Mentre la ragazza è a terra, i soccorritori iniziano a chiederle chi sia. Ma devono insistere parecchio perché le ferite di quella ragazza sono davvero molto gravi. E per lei è davvero difficilissimo parlare. Anche la bocca è terribilmente ustionata, ma la ragazza riesce a dire a bassissima voce il suo nome. Si chiama Jessica Chambers. Il comandante dei soccorritori, Daniel Cole,
Sa chi sia Jessica Chambers? Non la conosce in modo approfondito, ma sa chi è. In realtà, a dirla tutta, tutti i soccorritori sanno chi è. Tutti rimangono di stucco perché ricordano Jessica prima delle ustioni e la guardano ora. È praticamente irriconoscibile. È stata dentro quell'auto in fiamme per minuti interi, prima di riuscire a uscirne e a farsi notare dai soccorritori. L'automobile non ha segni di incidente e l'incendio è così intenso che immediatamente i soccorritori pensano all'ipotesi peggiore. Qualcuno ha dato volontariamente fuoco all'auto con Jessica dentro. Per i soccorritori è lampante, quell'auto non ha subito alcun incidente. Quindi provano a interrogare Jessica per capire chi l'abbia ridotta così. La ragazza ha la bocca fortemente ustionata, ma anche in questo caso riesce a mormorare il nome di qualcuno. Le sue parole sono confuse, ma i soccorritori sono convinti di aver sentito o Eric o Derrick. A questo punto, considerata l'entità delle ustioni di Jessica e delle sue ferite, viene trasferita al Regional One di Memphis, sede di un eccellente centro ustioni. I soccorritori nel frattempo devono avvisare i genitori di Jessica, quindi si dirigono a casa di Ben Chambers, dove trovano anche sua moglie Debbie. I soccorritori raccontano a entrambi l'accaduto. A questo punto Debbie, che non è la madre di Jessica, bensì la matrigna, si dirige a tutta fretta a casa della madre biologica di Jessica, ossia Lisa. Come vi ho già detto, sono in buoni rapporti, di conseguenza si frequentano tranquillamente. Lisa Chambers racconta che Debbie l'ha raggiunta in tutta fretta, ha svoltato nel suo vialetto e ha urlato: "Hanno dato fuoco a Jessica!" Lisa, dopo questa notizia davvero scioccante, si infila le scarpe e corre in macchina con Debbie e Ben per raggiungere la figlia in ospedale. Jessica ha ustioni di secondo e di terzo grado sul 93% del suo corpo. I medici non hanno detto nulla alla famiglia Chambers per un po', hanno visitato Jessica. Poi però, rendendosi conto delle condizioni della ragazza, sono andati a dare la brutta notizia alla famiglia, di modo che non venga colta totalmente impreparata dall'evento. Jessica non ce l'avrebbe fatta. Lisa Chambers, essendo consapevole delle condizioni di sua figlia, prende una decisione davvero coraggiosa. Va nella sua stanza d'ospedale, le stringe la mano bendata e le sussurra che va tutto bene. Le sussurra che non vuole più vederla soffrire, quindi può andare. Appena Lisa finisce di parlare con Jessica, quest'ultima perde la vita. Sono le prime ore del mattino del 7 dicembre 2014. La famiglia di Jessica è immersa nel dolore. Ma inizia giustamente anche a farsi delle domande. Domande che non riescono a dare una risposta concreta. Chi può aver fatto quelle cose terribili a Jessica? Ma soprattutto, perché? Torniamo sulla scena del crimine. Le fiamme sono state definitivamente estinte, quindi le indagini possono iniziare sul serio. Lo sceriffo della contea di Panola capisce ben presto che si trova davanti ad un crimine così tanto orrendo da non riuscire neanche a spiegarselo. Gli investigatori perlustrano l'area in cui si trova l'automobile e degli oggetti importanti vengono trovati, come il cellulare di Jessica appena fuori dall'automobile e un brandello del reggiseno della ragazza, che viene mandato immediatamente al laboratorio della scientifica di Atlanta. Una volta concluso il lavoro sulla scena del crimine, la macchina è stata posta su un carro attrezzi ed è stata inviata allo sceriffo. L'ufficio dello sceriffo a questo punto inizia a chiedere l'aiuto di chiunque. Partono dall'FBI, ma alla fine chiedono aiuto praticamente a tutti i team di polizia. Tim Douglas è l'agente speciale supervisore al Mississippi Bureau of Investigation. Lui è uno dei responsabili delle indagini sul caso. Per gli investigatori, il primo indizio sulle origini dell'incendio viene dal corpo della ragazza, che peraltro è anche parecchio minuto. Quindi i detective osservano le fotografie fatte a Jessica quando è giunta al pronto soccorso e notano una serie di ustioni a forma di schizzo. Sembra quindi che le sia stato lanciato addosso del liquido infiammabile. E il brandello di reggiseno rinvenuto sulla scena del crimine mostra tracce di benzina. Quello è il liquido infiammabile trovato sul brandello di reggiseno della ragazza. La causa della dipartita di Jessica è inalazione di fumo e gravi ustioni in tutto il corpo. La polizia in questo caso non ha fatto qualcosa di importantissimo. Jessica, per come è stata trovata, fa pensare che abbia subito violenza, ma la polizia non ha eseguito alcun esame in merito. Il punto è che avrebbe dovuto farlo. Se è successo qualcosa nella macchina prima dell'incendio, se Jessica per caso è stata vittima di violenza, un test avrebbe potuto fornire del DNA, che in un caso come questo è palese sia essenziale. Il punto è che non possiamo sapere se Jessica sia stata violata o meno, di conseguenza la pista diventa parecchio labile. Il caso davvero c'entra con una situazione simile oppure no? Questa è la vera domanda a cui bisogna trovare la risposta. E la polizia la risposta non la sa. Gli investigatori si concentrano sull'unico indizio che hanno, o meglio, sull'unica testimonianza che hanno, ossia quella della stessa Jessica, che effettivamente un nome l'ha pronunciato, o Eric o Derrick. Quella in effetti sembra un'ottima pista. Tim Douglas quindi chiama una sezione del Mississippi Bureau of Investigation, parla con uno degli agenti e chiede nome,
indirizzo e se possibile anche numero di telefono di ogni Eric o Derrick presenti nella contea di Panola. Mentre la polizia raccoglie vari nomi, viene alla luce un'importante prova materiale. Le chiavi dell'auto di Jessica vengono trovate da un uomo di nome Jerry King, che sta portando suo figlio in giro col passeggino. L'uomo sta camminando e nota all'autostrada, in mezzo all'erba, qualcosa di luccicante. Lo raccoglie e nota che sono delle chiavi, a cui è attaccato un portachiavi con una targhetta che riporta il nome di Ben Chambers. Le chiavi si trovano a 400 metri di distanza dalla scena del crimine, e quelle sono le chiavi della macchina di Jessica, ovviamente. Jerry chiama immediatamente il dipartimento dello sceriffo e consegna quelle chiavi, che vengono inviate al laboratorio della scientifica per capire se è possibile estrarre delle tracce di DNA da quella prova. Dopodiché gli investigatori si impegnano per ricostruire le ultime ore di vita di Jessica. Per ricostruire gli ultimi movimenti di Jessica chiedono a sua madre, Lisa, di ripercorrere tutto ciò che ha fatto, sia lei che i parenti di Jessica. Ma soprattutto le chiedono se per caso è al corrente di dove fosse Jessica quel 6 dicembre, prima del tragico evento. Dove è stata Jessica? Cosa ha fatto durante quella giornata? A che ora è uscita? Quando è rientrata? Lisa racconta che Jessica quella mattina è uscita con una sua amica di nome Keisha. Poi è tornata a casa verso le 14 del pomeriggio. Si è messa sulla poltrona davanti alla TV e si è addormentata. Jessica riceve quindi una chiamata alle 16:45 e dice a sua madre che sarebbe andata al mini market, poco lontano da casa. Ma Jessica rassicura anche sua madre dicendole che sarebbe tornata poco dopo. Alle 18:48 Jessica richiama sua madre e le dice che nonostante stia facendo un po' tardi, sarebbe comunque rientrata a casa molto presto per risistemare la camera. Ahimè, quella è l'ultima volta che Lisa sente la voce di sua figlia. John Champion è il rappresentante dell'accusa nel caso di Jessica e una volta scoperto che Jessica quel giorno si è diretta al mini market, le autorità vogliono confermare quell'informazione e quindi si dirigono anche loro al mini market. Il cassiere del mini market mostra alle autorità una cassetta di videosorveglianza dove si vede chiaramente Jessica uscire ed entrare da quel negozio. Poco dopo le 17:20 la ragazza ha raggiunto il parcheggio del mini market, ha fatto benzina e poi è entrata nel negozio. Ha parlato col commesso, ha fatto una telefonata ed è andata via. Gli investigatori, quindi, per ricostruire fedelmente la linea cronologica degli eventi, parlano con l'amica con cui Jessica è uscita la mattina del 6 dicembre 2014, ossia Keisha Mayer. Keisha è la migliore amica di Jessica, loro due passano davvero tanto, tanto tempo assieme. Interrogata, l'amica di Jessica dice semplicemente che quella mattina sono andata a fare un giro in macchina, si sono fermate per prendere un ragazzo, che Keisha sostiene si chiami Quinton Tellis. I ragazzi quindi hanno fatto un giro per Kirtland, hanno fumato e non sigarette, e poi hanno riaccompagnato Quinton a casa. Quinton è un ragazzo che vive a Kirtland con la madre, in una casa che si trova esattamente dall'altra parte della strada rispetto al mini market. Il ragazzo è stato in prigione un paio di volte per furto, ma è sempre riuscito ad uscire dal carcere prima della fine della pena. Jessica ha conosciuto Quinton circa 2 settimane prima di venire a mancare. Keisha, l'amica di Jessica, nomina sono lui, e quindi gli investigatori si concentrano proprio sul ragazzo. Quinton si presenta spontaneamente nell'ufficio dello sceriffo e la sua dichiarazione non si discosta poi così tanto da quella di Keisha, l'amica di Jessica. Quinton racconta che Jessica quella mattina è passata a prenderlo, hanno fatto un giro, hanno fumato e poi Jessica l'ha riaccompagnato a casa verso le 11 del mattino. Quella è stata l'ultima volta che Jessica ha visto Quinton Tellis, o almeno così lui sostiene. Le agenti a questo punto chiedono a Quinton se per caso conosce qualcuno di nome Eric o Derrick che conosce Jessica, ossia in qualche modo collegato a lei. Quinton a questo punto dice agli investigatori che un ragazzo di nome Derrick, un po' strano, c'è. Quel ragazzo per la precisione si chiama Derrick Holmes e in passato si è comportato in modo strano con Jessica. Le autorità prendono nota, fanno qualche ricerchino e men che non si dica, scoprono che è stato in carcere per sfruttamento minorile. A questo punto la polizia ha in mano un indiziato, mica da ridere. Quel ragazzo non solo si comportava in modo strano nei confronti di Jessica ed aveva pure fatto violenza intima su delle donne in passato, ma si chiamava addirittura Derrick. I detective quindi cosa fanno? Iniziano a fare qualche domandina in giro e molti sostengono di averlo visto infastidire Jessica al mini market più di una volta. Le chiedeva continuamente un appuntamento. Molti altri sostengono che Derrick spesso molestava Jessica, la inseguiva, ogni volta che la vedeva le chiedeva un appuntamento, iniziava a toccacciarla, Jessica si ritraeva spesso e volentieri. Insomma, le persone vedendo quelle scene hanno avuto l'impressione proprio palese che lui la stesse molestando. Le autorità però non fanno alcun passo alla luce del sole, restano nell'ombra, ma lo tengono sotto stretta sorveglianza. Pochi giorni dopo quindi vanno a prenderlo per portarlo all'ufficio dello sceriffo e quindi interrogarlo. Ovviamente gli è stato chiesto cosa stesse facendo la sera del 6 dicembre e lui risponde in modo abbastanza sicuro: ero a casa, stavo massaggiando i piedi a mia madre. Tim Douglas, che lo sta interrogando, si mette a ridere e gli chiede come faccia a ricordarselo. Derrick risponde che per lui è facile ricordarsi di qualcosa che fa ogni singolo giorno, in quanto
sua madre è ammalata di diabete. Le autorità a questo punto devono verificare questa informazione. Quindi Tim Douglas interroga anche i fratelli di Derrick e sua madre. Da questo interrogatorio è sicuro che la sera del 6 dicembre Derrick non ha mai lasciato casa sua. Le forze dell'ordine comunque continuano sulla pista del nome pronunciato da Jessica. Interrogano 468 Eric e Derrick tra la contea di Panola e le aree circostanti. E indovinate un po', da tutta questa mole di lavoro, che cosa ne esce? Beh, niente. Non scoprono niente. Non viene fuori assolutamente niente. Nessuna pista utile che possa collocare anche solo uno di quei ragazzi sulla scena del crimine la notte del 6 dicembre. A questo punto spunta fuori un esperto forense che riesce in qualche modo a recuperare dei dati dal cellulare di Jessica nonostante i danni causati dall'incendio e dall'acqua. I detective possono analizzare sia le chiamate che i messaggi in arrivo e in uscita. Però in effetti c'è un qualcosa che proprio non trovano e questo li sorprende ancora di più. Perché a quanto pare Jessica non ha mai avuto contatti né con un certo Eric né con un certo Derrick. I registri telefonici forniscono altre informazioni che portano l'indagine in tutt'altra direzione. I detective notano un numero sul cellulare di Jessica, che non è mai stato salvato con un nome specifico nella sua rubrica. Nel telefono di Jessica quel numero è presente da solo una settimana e i messaggi nei giorni precedenti alla dipartita di Jessica sono davvero strani. Questa persona scrive più e più volte a Jessica di essere eccitata e Jessica risponde sempre con frasi come «Oh cielo!» No, non lo voglio sapere, oh mio Dio, che è un po' come dire lasciami in pace, non mi interessa. Qualcuno ha assediato Jessica per fare cose dal 4 dicembre fino alla sera del 6 dicembre, quando è venuta a mancare. Peraltro, se ben ricordate, vi ho detto che quando Jessica è andata al mini market ha effettuato una chiamata. Ebbene, quello è lo stesso numero che Jessica ha chiamato al mini market alle 17:29 e quel numero appartiene a Quinton Tellis. Quinton Tellis è già stato ascoltato dalle autorità, ma non ha mai detto di aver provato a fare cose con Jessica. E questi sono dettagli essenziali, quindi alla polizia sorge una domanda alquanto ovvia. Perché nascondere questa cosa? Il fatto che Quinton non abbia raccontato la verità lo rende molto, ma molto sospetto. Due agenti dell'FBI, dopo aver appreso questa novità, si dirigono a casa sua per interrogarlo di nuovo. Il punto è che questa volta Quinton ammette un'altra cosa. Sostiene che lui e Jessica hanno già avuto un rapporto intimo nell'auto di Jessica in mezzo ai campi dietro casa sua. E per farlo, Quinton dichiara che hanno dovuto ribaltare i sedili. E in effetti, quando l'auto di Jessica viene riesaminata dopo l'incendio, si nota chiaramente che il suo sedile è reclinato. Ma Quinton sostiene che non sono stati insieme la sera del 6 dicembre, bensì una settimana prima. Ed io qua mi chiedo, ma Jessica per una settimana come ha fatto a tenere il sedile del passeggero totalmente abbassato, soprattutto se la mattina del 6 dicembre è uscita con la sua amica Keisha? Come ci si è seduta Keisha su quella macchina? Si è sdraiata? Io non credo proprio. C'è qualcosa che non mi torna. I detective comunque chiedono al ragazzo se ha un mezzo per spostarsi. Quinton quindi li conduce in garage tranquillamente per fargli vedere la sua moto. In quel garage è presente anche una tannica da 1,5 litri di benzina. Le autorità sanno già di essere in possesso di un brandello del reggiseno di Jessica su cui è stata trovata una traccia di benzina. I sospetti si infittiscono. Quinton però continua a ripeterle di non averla più vista dopo le 11 di mattina del 6 dicembre. E a questo punto i detective chiedono a Quinton dove si trovava la sera dell'incidente di Jessica e Quinton risponde che era a Batesville, una città a 10 minuti di distanza da Kirtland. Quinton dice che era andato a comprare una carta di debito prepagata che voleva inviare alla sua ragazza in Louisiana. Poco dopo le 20 Quinton torna a Kirtland e scopre cosa sia successo a Jessica. Il punto è che dopo questa scoperta Quinton si comporta in modo davvero davvero strano, perché al posto di dispiacersi o di chiedersi chi possa averlo fatto, Quinton elimina tutte le tracce di Jessica dal suo telefono, elimina tutti i messaggi che si sono scambiati, elimina tutte le informazioni del contatto, tutto. Non lascia nessuna traccia di Jessica sul suo telefono. I detective però provano a verificare l'alibi di Quinton e in effetti lo vedono poco prima delle 20 a Batesville in un negozio per comprare la carta da inviare alla sua fidanzata in Louisiana. L'alibi fornito da Quinton sembra essere valido. Lui quella sera era fuori città e quando è tornato ha solo saputo della tragedia. Ecco perché i sospetti su di lui vengono messi da parte. Per ora. Presto iniziano a diffondersi nuove voci su ciò che potrebbe essere accaduto a Jessica. I pettegolezzi sono inarrestabili in quanto la ragazza aveva fatto alcune scelte sbagliate e frequentava alcune persone poco raccomandabili. Tutti parlano dell'ultimo fidanzato di Jessica, ossia Travis Stanford. È più grande di Jessica di 9 anni, ma stanno comunque insieme ufficialmente. Circa un mese prima della dipartita di Jessica,
Travis è stato incarcerato per furto. Lui era in prigione, ma Jessica lo chiamava ugualmente tutti i giorni per sentirlo. Ciò che si sapeva in giro è che i due avevano una relazione un po' movimentata, considerando che Jessica era molto bella e lui era molto geloso. A questo punto le autorità indagano per capire se in qualche modo Travis dalla prigione teneva d'occhio Jessica tramite qualche amico. La teoria era alquanto semplice. Lui aveva organizzato l'omicidio di Jessica perché Jessica gli era stata infedele. Travis viene interrogato dall'FBI per ore intere, ma ben presto anche lui viene escluso totalmente dalle indagini. Ma non è finita qui. Infatti Travis e Jessica sono anche coinvolti in affari sporchi, in quanto hanno venduto $400 di pillole contraffatte a un uomo di nome Roger Hans. Qual è stato il risultato? Roger Hans si è incazzato come una iena e Travis è stato arrestato. Roger Hans e la sua ragazza quindi avrebbero tranquillamente potuto pianificare una vendetta. E con Travis in carcere, chi è rimasta a prendersi carico di tutta la colpa? Ebbene sì, Jessica. I detective indagano un minimo e scoprono che per quelle pillole contraffatte, Roger è andato direttamente a casa sua per minacciarla, dicendole che l'avrebbe picchiata con un martello. La polizia in breve tempo riesce a rintracciare la posizione di Roger, che oltretutto ha anche un passato di crimini violenti, quindi è necessario indagare e approfondire quella pista. Però è stato accertato che durante il crimine Roger si trovava a Grenada, una città a circa 50 km dal luogo del crimine. Peraltro Roger è deceduto poco dopo che il suo nome ha iniziato a comparire nel caso. E anche questa volta la polizia si trova in un vicolo cieco. Roger Hans, a quanto pare, non c'entra nulla con Jessica. Passano ben 6 mesi dall'inizio delle indagini. Ormai l'estate è arrivata, ma il caso è proprio in un punto morto. Non c'è alcun sospettato. Niente. I detective sono arrivati proprio ad una situazione di stallo. Non sanno cosa fare o dove cercare. Poi ecco che entra in gioco Paul Rowlett, un investigatore dell'ufficio del procuratore, che inizia ad esaminare attentamente i dati telefonici. Il telefono di Jessica fornisce informazioni sulla sua posizione, ad esempio a che cella si è agganciata. I detective sanno che alle 18 Jessica è a Batesville, Quinton invece ha sostenuto di essere a Kirtland alle 18 e di essersi recato a Batesville verso le 20. Ma Quinton mente, perché nel momento in cui Jessica si trova a Batesville, anche lui è presente. Quindi gli investigatori sanno già che lei l'ha chiamato dal mini market verso le 17:30. Per le 18 erano insieme a Batesville e a questo punto la situazione si ribalta totalmente. Così i detective cercano di rintracciarlo di nuovo per interrogarlo, ma sorpresa sorpresa non si trova a Kirtland, ma a Monroe, in Louisiana. Quinton si trova lì in carcere per un'accusa non correlata alla dipartita di Jessica. Il detective Tim Douglas chiede di parlare con lui e Quinton di nuovo si dimostra disponibile. I detective quindi gli chiedono dei chiarimenti riguardo la sua posizione il 6 dicembre del 2014, perché stando a ciò che dicono i tabulati telefonici, lui era a Batesville alle 18, così come Jessica. Quinton però dice: no, non sono andata a Batesville quella sera a quell'ora. Il detective Tim Douglas ribatte tranquillo: ok Quinton, allora chi aveva il tuo telefono? Quinton ci riflette un attimo e poi risponde: beh, ce l'avevo io. Così Tim Douglas ribatte: il tuo telefono era a Batesville, quindi se tu non ci sei andato a Batesville devi aver prestato il cellulare a qualcuno. È a questo punto che Quinton di colpo risponde: ah già, ha ragione, io ci sono andato a Batesville, ma la prima volta che ci sono andato alle 18 mica ero con Jessica, no, ero con un mio amico di nome Big Mike. Però devo dirvi la verità, l'ho vista quella sera Jessica, però ero col mio amico, lui guidava il suo furgone, l'ho notata da Taco Bell, quindi sono sceso dal furgone, le ho dato della sostanza, sono risalito sul furgone e sono tornato a Kirtland con Big Mike. Il problema è che Quinton in precedenza ha dichiarato altre cose. Infatti Quinton ha detto di non aver mai messo piede fuori di casa se non per andare a comprare la tessera prepagata per la sua fidanzata poco prima delle 20. Gli investigatori a questo punto cosa fanno? Cercano l'amico di Quinton, Big Mike, e gli chiedono se per caso la sera del 6 dicembre erano insieme. Big Mike risponde in tutta tranquillità: no, non è possibile. Quella sera era a vedere una partita dei Tennessee Titans a Nashville col mio furgone. I detective a questo punto sanno che Quinton non è salito su nessun furgone il 6 dicembre, quindi tornano nuovamente a interrogarlo. Il ragazzo a questo punto crolla, dice chiaramente che è stato con Jessica, sono andati a Batesville, poi sono tornati a casa sua, si sono fermati in macchina, hanno fumato e poi poco dopo le 18:30 Jessica è andata via e lui
è rientrato in casa. Ovviamente Quinton continua a negare con fermezza di avere a che fare con la dipartita di Jessica. I detective però hanno delle prove che lo collocano vicino alla scena del crimine. I tabulati telefonici non mentono. I loro telefoni sono stati vicini da poco dopo le 17:20 fino a circa le 19:30, orario in cui l'auto è stata presumibilmente data alle fiamme con all'interno Jessica. Quinton, arrivato a questo punto, inizia a sudare, si sente braccato, si agita. Poi va su tutte le furie e sbatte il registratore che i detective hanno posizionato sul tavolo per terra. Per ora Quinton può andare, ma quella reazione di certo ha insospettito i detective. Dopo 14 mesi dalla morte di Jessica, gli investigatori di Panola finalmente hanno delle risposte. John Champion, in una conferenza stampa il 24 febbraio del 2016, annuncia l'imputazione di Quinton Tellis per la morte di Jessica. Per la famiglia di Jessica la giustizia tanto attesa a questo punto finalmente pare possibile. Però ci sono dei seri problemi. Manca una prova decisiva. Non c'è l'arma del delitto. Non c'è un solo testimone che abbia visto Quinton in auto con Jessica nei pressi della scena del crimine. Un altro enorme ostacolo sono le ultime parole della stessa Jessica, perché ha sostenuto che a colpirla sia stato o un certo Eric o un certo Derrick. Questi due nomi non hanno neanche una minima assonanza con Quinton o ancora Tellis. Inoltre, quest'ultimo non si arrende. La sua famiglia e qualche amico è riuscita a raccogliere del denaro e ha assunto un famoso team di difesa di Jackson, nel Mississippi. Il 10 ottobre del 2017 inizia il processo contro Quinton a Batesville. Fin da subito l'accusa e la difesa si attaccano su un fatto. Jessica ha detto un nome quando le hanno domandato chi le avesse fatto quella cosa tremenda. La difesa dice tranquillamente che dimostreranno che Jessica ha detto «mi ha dato fuoco Eric». Non ha fatto nessun altro nome. Non ha parlato né di Derrick né tantomeno dell'imputato. La difesa inoltre mette il focus sul passato un po' torbido di Jessica. È risaputo che frequentava persone pericolose. Era dentro un giro di sostanze particolari. La difesa non vuole solo dipingere Jessica come una delinquente, ma anche come qualcuno che poteva tranquillamente essersi fatta dei nemici in città, nemici che potevano farle del male. L'accusa a questo punto chiama a testimoniare uno dei primi vigili del fuoco accorso sulla scena per spiegare l'orrore di quel crimine, ossia Cole Haley. D'altro canto, anche i soccorritori quella sera in un certo senso avevano subito un trauma che, nonostante il tempo passato, persiste in loro. Il soccorritore spiega tranquillamente come ha trovato Jessica. Racconta che era completamente ferita, la faccia era completamente scura, aveva le braccia protese e mormorava «aiutatemi, aiutatemi». Cole, mentre descrive la scena, ha un momento di difficoltà e scoppia a piangere. È evidente quanto sia provato da ciò che ha visto. Ben presto anche la maggior parte dei presenti a quel processo iniziano a piangere prima che abbia terminato. Il problema è che Cole, in aula, sostiene di aver provato a chiedere a Jessica chi l'abbia ridotta così, ma non ha compreso le parole della ragazza. A questo punto tocca alla difesa, che quando lo controinterroga, gli mette sotto il naso la sua dichiarazione giurata sulle parole di Jessica in punto di morte e lo invita a leggere. Cole, sulla dichiarazione giurata, legge: «Mi ha detto che qualcuno le aveva dato fuoco e quando le ho chiesto chi le avesse dato fuoco mi ha risposto quello che sembrava essere un certo Eric». Qui Cole inizia a vacillare perché la dichiarazione che ha dato in tribunale sotto giuramento non coincide con la sua dichiarazione giurata. Cole prova a dire che quando ha reso quella dichiarazione era stato confusionale, ma il giudice mantiene la sua posizione e, a suo parere, anche in uno stato confusionale non era possibile confondere ciò che ha detto Jessica con il nome Quinton o Tellis. La difesa a questo punto prova a spostare il focus sull'effettiva confusione presente sulla scena del crimine. Quella sera regnava il caos e tra i rumori del camion e la condizione in cui si trovava era quasi impossibile che Jessica fosse riuscita a comunicare in modo lucido. Tutti i soccorritori vengono ascoltati uno dopo l'altro alla sbarra e tutti sostengono di aver sentito uscire dalla bocca di Jessica il nome di un certo Eric. Il punto è che qui non mi è chiaro il motivo per cui il procuratore distrettuale abbia agito così, in quanto l'aver chiamato tutte quelle persone a testimoniare gli si stava ritorcendo contro, un po' come se stesse minando la sua stessa tesi, in quanto era Quinton Tellis l'imputato, non un certo Derrick né un certo Eric. A questo punto l'accusa chiama il suo testimone chiave, ossia Paul Rowlett, un analista del Dipartimento di Giustizia, che ha esaminato tutti i percorsi che hanno effettuato il cellulare di Jessica e quello di Quinton tramite le celle telefoniche. Le celle telefoniche mostrano che il cellulare di Jessica si è spostato sulla scena del delitto, quasi esattamente per le 19:30. Ma Quinton sostiene di aver salutato Jessica verso le 18:30. L'ora che c'è tra le 18:30 e le 19:30 è essenziale per questo caso. Le attività sul cellulare di Jessica e quelle sul cellulare di Quinton combaciano perfettamente. Tra le 18:49 e le 19:26 non viene registrata alcuna attività telefonica né dal telefono di Jessica
né dal telefono di Quinton. Jessica fa l'ultima chiamata alle 18.48, mentre Quinton non chiama né manda messaggi fino alle 19.42. Gli investigatori hanno anche cercato dei video di sorveglianza, rendendosi conto che in effetti il minimarket, una videocamera di sorveglianza, ce l'aveva ed era posizionata proprio verso la casa di Quinton Tellis. I detective vedono un'auto accostare e poi ripartire verso le 19.25. Alle 19.26, mentre l'auto si muove, il telefono di Jessica si muove con lei, avvicinandosi alla scena del crimine. A questo punto, quindi, ci sono sia Jessica che Quinton sulla stessa scena del delitto. Sorge però una domanda. Come ha fatto Quinton a dare fuoco alla macchina? Come è scoppiato questo incendio? Ebbene, dal video di sorveglianza del minimarket c'è anche un altro estratto. Infatti, intorno alle 19.50 si nota un veicolo fermo nei pressi del garage di Quinton. Ci rimane per circa 1 minuto e 10 e poi se ne va. Torna verso sud, verso la scena del crimine. Quinton, nei primi colloqui con i detective, ha ammesso chiaramente che nel garage, oltre alla sua moto, tiene anche una tanica di benzina. Jessica Chambers è stata ustionata proprio tramite la benzina. L'accusa quindi crede che Quinton sia tornato sulla scena del crimine per dar fuoco alla macchina per poi dirigersi a Batesville col fine di comprare la carta per la sua fidanzata in Louisiana. Inoltre c'è un altro fatto. Quando Quentin ha saputo di Jessica, non ha provato a chiamarla, non ha provato a contattarla, a mandarle un messaggio, niente di tutto ciò. Quentin ha cancellato tutto ciò che la riguardava dal suo cellulare. La difesa deve ribaltare la situazione e inizia il suo attacco proprio sulla geolocalizzazione, in quanto più ripetitori si trovano in un dato luogo, più è possibile individuare la posizione di qualcuno. Il punto è che Kirtland ha pochissimi ripetitori. L'informazione è più vaga, di conseguenza diventa quasi una supposizione. Questa discrepanza di dati è una manna dal cielo per la difesa. Perché? Fin dall'inizio l'accusa ha affermato che il telefono di Jessica e quello di Quinton siano stati a distanza ravvicinata per tutta la sera. E all'improvviso ecco che emerge una nuova sorpresa. I dati telefonici non sono poi così affidabili in questo caso. Anche i video di sorveglianza che ha portato l'accusa non mostrano né la targa dell'auto incriminata né chi ci sia alla guida. Quindi il fatto che Quinton si ritrovasse lì all'interno di quell'auto proprio in quel momento, anche in questo caso, è una supposizione. A questo punto entrambe le parti si preparano alla ringa finale. Il problema è che c'è un pezzo mancante in tutto questo puzzle. Perché a Jessica è stato fatto questo? La ringa finale dell'accusa si concentra su Quinton, che per 4 giorni consecutivi, prima della dipartita di Jessica, le ha chiesto di fare cose in continuazione. E lei, per messaggio, gli ha sempre risposto no. La teoria dell'accusa in questo caso è quasi ovvia. Pensano sia successo qualcosa mentre Quinton e Jessica sono assieme, o nell'auto di Jessica o a casa di Quinton. L'accusa presume che lui l'abbia stordita e abbia fatto violenza su di lei, poi però l'ha vista male, ha pensato di averla fatta fuori, quindi ha dovuto cercare un modo per risolvere il problema. Prima di tutto Quinton deve portarla via di lì, quindi guida la sua auto fino al luogo del delitto, torna al suo garage, recupera la benzina e poi dà fuoco all'auto per distruggere le prove. Poi ecco che arriva anche la ringa finale della difesa, che ancora mette in evidenza le parole di Jessica, la quale ha detto: Eric mi ha dato fuoco. E quella tesi l'hanno anche appoggiata a tutti i soccorritori chiamati alla sbarra dall'accusa. Questo sì che è un ragionevole dubbio. Dopo 6 giorni di deposizione il caso viene consegnato alla giuria per le consultazioni. Per Quinton la posta in gioco è altissima. Essere giudicato colpevole per lui implica l'ergastolo senza libertà condizionale. Dopo un solo giorno, la giuria riferisce di avere un verdetto. Il punto è che non è così. Il verdetto non è unanime. E un giurato lo fa presente in aula davanti a tutti. Questa persona dice letteralmente: io non credo sia innocente. Questo vuol dire che tutti i membri della giuria lo ritengono tale. In ogni caso, il giudice deve avere un verdetto unanime. Quindi rimanda la giuria a deliberare. Dopo 30 minuti aggiuntivi di consultazione, la giuria rientra in aula. Quinton Tellis viene giudicato non colpevole. Però il giudice ha qualche dubbio, quindi chiede ai giurati se credono tutti che l'imputato sia non colpevole. Ebbene, si fa avanti un'altra donna che sostiene di aver votato colpevole. In pratica abbiamo davanti una giuria che torna in aula per 2 volte con lo stesso errore, perché pare non capire il senso di verdetto unanime. Il giudice spiega di nuovo le istruzioni e dà alla giuria un'ultima possibilità per prendere una decisione unanime. Dopo un'ora la giuria fa ritorno e finalmente dice la verità. Ammette che non può emettere all'unanimità un verdetto di colpevolezza o non colpevolezza. Tradotto, il processo è da rifare. Arriviamo al 24 settembre del 2018. Quasi un anno dopo il primo processo, Quinton Tellis torna in aula
aula per l'omicidio di Jessica Chambers. Al secondo processo praticamente ci sono stati gli stessi testimoni, le stesse forze dell'ordine, gli stessi soccorritori, ma questa volta testimonia anche il dottor William Irkinson, un medico di fama mondiale specializzato in ustioni. È lui che ha visitato Jessica. La giuria deve capire il motivo per cui non si deve e non si può dare molta credibilità ai soccorritori che affermano di aver sentito Jessica dire Eric. La ragazza era gravemente ustionata e praticamente era impossibile riuscisse a parlare. A stento è riuscito a dire il suo nome in qualche modo. Il dottor Irkinson ha spiegato che il busto di Jessica era così gravemente ustionato da sembrare un calco di pelle attorno al suo corpo. Il petto non riesce più ad espandersi, non si riesce più a fare un respiro profondo per riempire i polmoni d'aria e questo annulla quasi completamente la capacità di parlare. Dopo 5 giorni di deposizioni, l'accusa e la difesa consegnano il caso alla nuova giuria e il giorno dopo arriva la risposta. Di nuovo la giuria non riesce a raggiungere l'unanimità e il processo viene di nuovo annullato. John Champion, il procuratore distrettuale, a questo punto accetta che Quinton venga portato in Louisiana, ma non per un viaggio di piacere, bensì per un'estradizione. Quinton è sospettato di aver fatto fuori un'altra ragazza. Ci troviamo a Monroe, in Louisiana, e dobbiamo fare qualche passo indietro. È l'8 agosto del 2015 e sono passati 8 mesi dal crimine di Jessica. Viene quindi segnalato ad un amministratore di un condominio che da un appartamento di preciso proviene un odore terribile. Così l'uomo decide di entrare in questo appartamento. È chiaro che ci sia stata una colluttazione, specialmente in camera da letto, dove ha notato il corpo di una giovane donna. È stata pugnalata ripetutamente e il suo corpo ormai è in stato avanzato di decomposizione. La polizia corre sul luogo e l'amministratore identifica la vittima come la 34enne Mindy Cheng Shao, detta Mandy. L'autopsia rivela che probabilmente è venuta a mancare 10 giorni prima di essere trovata. È stata colpita per circa 30 volte su tutta la parte superiore del corpo. Le autorità quindi perquisiscono l'appartamento di Mandy per trovare più prove possibili. E la cosa più importante che hanno trovato è uno scontrino della farmacia di Walmart datato il 28 luglio, ossia il giorno precedente la sua presunta morte. Lo scontrino ha condotto i detective al Walmart, locale dove hanno visionato i video di sorveglianza del 28 luglio. E in effetti hanno visto Mandy comprare qualcosa per poi salire a bordo di una Chevrolet Impala nera. Ma macchina con lei? C'è qualcuno? C'è un ragazzo afroamericano. Mandy ha infatti avuto una prescrizione per degli antidolorifici e il video della sicurezza mostra tranquillamente la ragazza consegnare al ragazzo le pillole che aveva appena acquistato. La tappa successiva per gli investigatori è controllare i movimenti bancari di Mandy e in effetti scoprono che dopo la sua morte qualcuno ha prelevato i soldi da un bancomat usando la sua carta di debito. Gli inquirenti hanno quindi controllato le videocamere di sorveglianza del bancomat e hanno individuato l'uomo che avevano visto nel parcheggio di Walmart. I detective hanno controllato la targa dell'auto guidata da quell'uomo, che li ha portati dritti dritti nel Quinton Tellis. Quinton in effetti aveva deciso in quel periodo di trasferirsi in Louisiana per stare più vicino alla sua fidanzata, la quale viveva nello stesso quartiere di Mandy. La polizia riceve una segnalazione anonima da un uomo che sostiene di avere un amico che ha ammesso di aver fatto fuori Mandy solo col fine di avere il PIN della sua carta e quindi di rubarle i soldi. Gli investigatori si interessano molto a questa segnalazione anonima, provano a far parlare il ragazzo che ha chiamato e alla fine questo ragazzo sostiene che il suo amico è Quinton Tellis. La dichiarazione dà alla polizia di Monroe la possibile causa che serve per incriminare Quinton Tellis per l'omicidio di Mandy, ma i procuratori di Monroe decidono di rimandare questo processo fino alla chiusura del caso di Jessica Chambers. Ancora oggi il processo su Jessica Chambers è aperto, ma è davvero stato Quinton Tellis a commettere questi terribili omicidi? Ma soprattutto, dopo 2 processi nulli, verrà mai giudicato davvero colpevole? Perché io ve lo dico ragazzi, secondo me Quinton Tellis è colpevole. Trovo assurdo che il procuratore a un certo punto abbia mandato alla sbarra tutte persone che dicevano no, ma Jessica ha detto che effettivamente a colpirla è stato un certo Eric. Ma se l'imputato non è Eric ma Quinton Tellis, a che cavolo serve mandare alla sbarra così tanti testimoni che dicono tutti la stessa cosa? E che peraltro appoggiano la teoria della difesa. Che accusa sei, santo cielo. In ogni caso io sono molto curiosa di sapere la vostra opinione riguardo questo caso. Secondo voi Quinton è colpevole? C'è un ragionevole dubbio? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando
un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.